Ringraziamo alla onorevole Bonfrisco, gruppo ID. Grazie Presidente, grazie per aver accolto la richiesta del gruppo ID. Ringrazio anche il coordinatore Mariani per averlo fatto, sottoponendo alla sua attenzione la nostra richiesta di questa discussione. E grazie all'ambasciatrice Laringenina per la sua presentazione chiarissima, un'analisi della situazione politica attuale nella Repubblica Democratica del Congo. Lo scambio di opinioni che abbiamo con lei oggi è carico del nostro dolore, del nostro cordoglio per le famiglie delle vittime di questo tragico attacco, per il corpo diplomatico, per i militari e per il personale civile che è stato coinvolto. Il loro è un incessante lavoro per la pace, la giustizia, la cooperazione, la solidarietà, ma soprattutto il diritto, l'unico in grado di preservare la dignità umana di tutti. Ecco perché, in particolare, la governance delle forze di pace deve essere protetta, più protetta, esternamente dalla disinformazione e internamente dagli abusi e dalle deviazioni, tutti fattori che peraltro ne minano la credibilità e l'efficacia di fronte ai cittadini. Siamo coscienti dei rischi presenti per la sicurezza delle persone per via della presenza di più di 100 gruppi armati. L'esercito è incapace di fornire un'adeguata sicurezza e più di 2.000 civili sono stati uccisi lo scorso anno solo nella provincia orientale. L'aiuto che la comunità internazionale sta fornendo sul campo vuole certo mitigare le sofferenze a cui è sottoposta la società, che sono enormi: epidemie, mancanze di cibo, mezzo milione di rifugiati, 5 milioni di sfollati, milioni di bambini che non hanno da mangiare, in uno stato appunto dove l'estrema povertà è una piaga sociale persistente e c'è bisogno di protezione, di stabilizzazione, di formazione e di resilienza. Anche alla luce di questo tragico incidente, se vogliamo definirlo così, accaduto la scorsa settimana, dove la violenza si è dimostrata in tutta la sua forza, alla situazione così rischiosa e pericolosa che caratterizza la Repubblica Democratica del Congo, il servizio esterno pensa di suggerire ai diversi attori internazionali sul campo, come il PAM o come altri, di dedicare maggiori risorse alla protezione del personale civile e militare che opera in Congo? E come intendete facilitare in generale gli sforzi per costruire un sistema almeno di giustizia che possa colpire le persone che si macchiano di questi delitti? Pensiamo per esempio a nuove regole anche applicando sanzioni a chi si copre di gravi delitti in quel paese che riguardano l'aspetto della sua natura, le sue risorse e le persone, che sono per noi la cosa più importante. Grazie.